Arieccici è qua! Con la parte è qua! Sarà l'ultima? No! È lunghissimo sto coso! Mi dispiace, resterete qui con me penartro. Insieme a tutti i nostri fratelloni umani, Oni-chan, arrivati pure loro a fa casino nel Beleriand. Tre stirpi, pure loro. Divisi per capiglia, pure loro. Quelli de Beor, capelli neri. Quelli de Ador, capelli biondi. Quelli de Aladdin, che poi diventeranno Aleth. E resto. Ne approfitto pure per dire, a scansi di equivoci, che questo non è Aragorn. Qua è un esempio de umani. Uno che conoscete, ovviamente non è ancora nato nella prima era. È vecchio, ma sarà comprato mezza Mordor con la pensione che aveva accumulato. E questo, soprattutto, è sempre Aragorn. Ma lo uso un po' modificato, perché è il corrispettivo de st'epoca. Pure parente. Osa. Sapete chi è? Se avete visto i video mia! Ed errata corridge, errata porridge, errata pudding, Glaurung non c'ha le ali. Io non l'ho mai detto, ma poteva sembrare come Barrog, non c'ha le ali mai nessuno. Lo so che è definito il grande verme, lo dico dopo, però me lo so sempre flashato con le ali. Non so perché, allora perché cazzo lo scacciano con gli arcieri da per terra. È un po' come era bella Fig, ero sicuro fosse la moglie de coso. Non è vero. Oh, a sé! Ci siete voi per correggermi? E io lo dico. Vabbè. E mo gli umani stanno qua, tutti insieme a cazzeggiare nell'Estolad e a conoscere le elfetti e i nanetti. Ma Bereg, della casa di Beor, e Amlak, uno dei nipoti di Marak degli Ador, gli elfi non gli stavano troppo simpi. C'hanno troppa luce negli occhi, ah! E poi questi vogliono fa botte con Morgoth. Noi ci stiamo a scappata, Morgoth. Ma gli umani, che erano diventati amici degli elfi, replicarono che tanto Morgoth vuole piasse tutto, a sto punto damogli una mano. Anzi, forse è per questo che stiamo qui. Sì, ho capito, ma già campiamo poco noi. Falli ammassare tra di loro! Ed è qui che Amlak si scopre essere il primo umano Valate della storia. Perché dice che queste so tutte cazzate! Erusia! Non esistono gli dèi, i Valar e manco Morgoth! Che fai? Tu l'hai visti? Beh, no. Allora andamosene! Non ce la mettevo in mezzo! Ora, scusate, vado al bagno. Allora, che famo? Dammi una mano contro Morgoth? Qualcuno si è espresso? Si è cappuccino? Tu! Hai appena fatto un discorsone! Blasfemo! Che? Amlak nega di aver bestemmiato contro i Valar. Politico accuratissimo? Oppure non è stato lui a parlare? Oppure era una spia di Morgoth? Che faceva finta di essere lui? Per seminare zizzania? Bereg comunque prende i suoi e va a sud. Ma Amlak, dopo st'impiccio, sto scambio de persona, rosica. No, mo è personale con Morgoth. Vado a nord. Bravo Morgoth. Se ne stavano pure lui. Bravo. Comunque gli umani si dividono. Gli Ador vanno a nord con Amlak. Quelli di Beor, abbiamo detto, a sud. E gli Aladin a est, vicino Carantir, subendo le aggressioni degli orchi di Morgoth. Era un porcaso. E il capo degli Aladin, Haldad, con i suoi due figli gemelli, maschio e femmina, Haldar e Haleth, eccola, combattono difendendo coraggiosamente i civili dagli orchi. Ma Haldad e Haldar ci crepano e rimane solo Haleth, che fiera difende tutti. Haleth, anche se ormai sa che è finita. E invece no, perché arriva Carantine e li salva! E gli piglia bene vedendoli. Ma quanto siete coraggiosi! Venite a nord, che vedo le terre. E Haleth gli dice... No! Nah! Apposta perché è popo fiera! Piglia il suo popolo degli Haleth e va a ovest! Qui va bene? Ancora più a ovest! Ma sto terre difficilissime, gliela fanno l'erfi a malapena! Un altro po'! Ma perché? Mi piace viaggiare! Arrivando nella foresta di Brethil, regno di chi? De Tingol! E continuano a fregarmi pezzi di roba mia! Ma è fuori dalla cintura di Melian! Sempre mio è! Dai! Gli orchi sono stati tanto cattivi con noi! Ma che famo a botte pure con te, ce frega niente, ce frega! Va bene! E Haleth li governò fino alla morte. Senza sposarsi, la prima vera strong independent woman real del mondo di Tolkien. Ma fate una serie su de lei, se volete esempi positivi femminili. Fate Haleth,
The West Travel. No, no, così sembra brutto. Journey of the West. Mena a tutti, manda a fanculo a tutti, si crea un regno che passa al nipote, figlio di Haldar, Haldan. L'albero genealogico di questi è Haldad. Ha senso, c'è Dad nel nome, Haldar e Haldan. Solo l'ultima lettera cambiano. Quindi gli elfi si rendono conto che gli uomini servono capi loro e territori loro, altrimenti erano senza ordine e disciplina, benché molto happy destacco gli elfi. E così Ador Lorindol, figlio di Malog, figlio di Malak, biondo e bello, prese la terra del Dorlomin da Fingolfin, a cui stava un sacco simpatico, diventando il boss più gross degli uomini. Eppure gli Ador sistemati. La signoria di Beor nel Dortonion fu assegnata a Boromir. Ma quanto è vecchio! Non è lui, ovviamente. Ma è la prima volta che ci c'ha fuori il nome. Ste tre casate erano tutte invischiate nel destino dei Noldor. Tre case degli uomini che si aggiungono all'assedio di Morgoth. E questi Edain, cioè gli uomini trasferitesi nel Beleriand, mica tutti gli umani sono Edain. Ci sono umani rimasti nell'est, nella tenebra, nell'oscuriscam, insieme agli avari. Ma questi Edain cominciano a campare di più. Per esempio Beor spirò alla veranda età veneranda di 93 anni. No! L'hanno accoltellato? No, è caduto dalle scale nelle grotte. Ma che? E come è morto? Si è spento. Da solo così? Sì, ma era arrivato ieri! 44 anni fa! L'altro ieri! E gli elfi si resero conto di che battito di ciglia di ciliegio fosse la vita umana. E ci rimasero tanto male. Questo è un periodo di boom economico per elfi umani. E quindi pensano che sia il momento propizio, pizio, per assaltare Angband. Dai, che quello sta ancora a complottare. Lo cogliamo di sorpresa. Ma appunto, siccome andava tutto bene, i Noldor fanno... aspettiamo un altro pochino. Ancora 5 minuti, 5 anni, 5 ere. Sono solo passati 445 anni dalla venuta di Fingolfin dai ghiacciai. E la sesta generazione Pokémon umana arriva alla maturazione. Proprio mentre Morgoth attacca. E lo vedete? I montarozzelli del Tangorodrim eruttano fuoco, fumo e lapil, rovinandomi tutte le campagne. La pianura padana Argalen. Addio. Benvenuta Anfauglit, la pianura della polvere soffocante. Ovvia critica socialissima. La terra dei fuochi, le polveri sottili. Inizia la quarta battaglia del Beleriand. La battaglia della fiamma improvvisa. Appunto, la Dagor Bragollach. Se Dagor vuol dire battaglia. E chi te riciccia fuori? Glaurung, il non aluto. Sempre saputo io. Il dorato, Novricrei, padre dei draghi. Eppure nuovo stato civile, con la madre che aspetta nella fortezza. Mo è completamente maturo, con le scaglione. Le freccine non serviranno più. E esce fuori insieme ai Balrog. E gli orchetti. E che cazzo! L'assedio di Angband viene spezzato. Muore Bregolas! No! Il zio di Legolas! Non c'entra cazzo! Il capo della casa de Beor, Mario Bregolas! Mentre la casa de Finarfin le pia serie con Finrod nelle paludi di Serek che sta per crepare. È qui la fine? No! Perché arriva Barahir, fratello di Bregolas, che lo salva! Barahir, forse qualcuno se lo ricorderà nei video della compagnia del Morello perché l'ho già nominato. Personaggione! Infatti Finrod lo ringrazia tanto e gli regala il suo anello con la pietra verde di Valinor, incastonata da due serpenti intrecciati. Sì! Popola l'anello di Aragorn! Vedi a legge bene le robe, scopri le cose. Scopri quanto è vecchio st'anello, quanto i Silmarilli. L'unico anello è un pischello. Così Barahir diventa signore della casa di Beor. E Hador degli Hador partecipa alla battaglia? Sì. E ce muore pure lui? Sì. Ma no! Eppure Gundor il figlio, stire zampettine, trafitto da molte frecce. Quindi l'unico figlio rimasto, Galdor l'Alto, diventa il boss degli Hador. E grazie a questi sacrifici umani riescono a fronteggiare i Balrog. Me
greco Ioni, che non riescono a penetrare l'Itlum. I figli di Feanor intanto sa passano malissimo pure loro. Kelegorm e Curufin sconfitti fuggono da Finrod nel Nargothrond, mentre Maedros, che ancora ce l'ha un pochinino su per il trattamento riservatogli da Morgoth, se sfoga sugli orchi. Quindi la fortezza nel colle di Imring non fu presa. Avemo retto qui. Ma nell'Otlan, a nord dei territori de Maedros e Maglor e Carantir, chi ci passa? Glaurung. Az. Targaryen è rasa al suolo. E nell'Itlum giungono tutte ste belle notiziole. E Fingolfin sbrocca. Sti cazzo di Noldor lo fanno. Lo fanno. Balza sul suo cavallo, Rocallor, per cavallo, e via incazzatissimo, con gli occhi che brillavano, verso Angband, da solo. Sti cazzo di Noldor lo fanno. Lo fanno. Arrivato che fa? Bussa. Morgoth! Scendi! Piece! E Morgoth ce va. In quale skin? Tipo Sauron. Grosso, con la corona de ferro. Uno scudo che non riflette, esattamente come Fingolfin. E Grond, il martello degli inferi, versus Fingolfin. Tutto bello sbrilluccichino, con la spada Ringil in mano. Str versus Dex. Morgoth dà delle mazzate, ma non lo prende. Fingolfin lo zaccagna 7 volte. E 7 volte Morgoth... Allora Morgoth prova con lo scudo. Funziona! 3 volte funziona, ma 3 volte Fingolfin si rialza. 3, 7... col Morgoth. No, questi numeri che tornano sempre. Dai e dai, però, con le mazzettate de Morgoth, il terreno si riempie de buche. Manco fossimo in una inserire via X di Roma. E Fingolfin casca. Prima della bordata finale, Fingolfin gli zaccagna il piedino. Però poi... Così morì Fingolfin, supremo re dei Noldor, fratello di Feanor. Te manca il terzo, Morgoth, e vinci un set di pentole de Mithril. Ma da allora Morgoth, dopo la coltellata al piedino, zompettò. Non ridete, epico! Saltellò con piede solo. Per sempre! In più, sfregiato dal re delle aquile, Thorondor, venuto per fregasse il cadavere. Tutto questo, non si scordamo, unito alla sofferenza che già provava per le mani tutte bruciacchiatine. La scena di scarica, dai! Scarica! Tutto rotto, anzi, corrotto. Il Dorthonion, casa di quelli de Beor, ormai è annato. Ma Barahir diceva: no, voglio restare! E questa è casa mia! E continua a fa botte con gli orchi. Ma ormai la zona era oscura e piena di terrori. Un esempio la foresta che strangolava e faceva impazzire chiunque c'entrasse. E allora la moglie de Barahir, Emeldir, cuore virile, scappa con donne e bambini, lasciando gli uomini lì, che ci crepano tutti, tranne 12. Sorella, Hai fatto bene. Come cazzo vinci contro la flora che ti assale? Hai fatto bene. Il napalm esiste? No. E allora? Rimangono solo Barahir, suo figlio Beren, Barangund, Belegund, beh, che dire, non voglio più sentire un altro nome, Gabby, che rimasero lì a fuggire dagli orchi cercando de regge botta. Passati 2 anni, i Noldor continuavano a difendere il passo occidentale, dove il fiume Sirion aveva le sue sorgenti. E Ulmo era forte. Minas Tirith resisteva. Quindi chi scende in campo? Proprio lui. Finalmente! The one and only! Come la sua futura creazione, Sauron! Il più terribile servitore di Morgoth. L'esempio che in azienda si può fa carriera. Signore dei lupi mannari. Domicilio, eterno tormento. Professione, stregone pazzo. Che prende d'assalto Minas Tirith. E Orodreth, tu ricordi? No? Non te biasimo. Un fratello di Finrod. Il guardiano della torre si fa pupù sotto e fugge. Sauron rileva la proprietà dei Minas Tirith, isola di Tol Sirion compresa, facendola diventare Turbella Morgoth, Tol in Gauroth,
l'isola dei lupi mannari. Essendo lui il signore dei prima citati, ha senso. E da lì comincia a osservare per conto del suo patrone. Gli orchi si espandono, catturano elfi e li portano da Sauron, che li rimanda indietro come spie, incatenati alla sua volontà. E queste spie mettono le genti l'una contro l'altra, fratello contro fratello. La maledizione dei Noldor prosegue. Namo, Damandos, da Valinor, continua a tiragliela. E verso gli uomini, Morgoth fingeva compassione. Ah, state male per colpa dei Noldoracci cattivi. Lo sapete che hanno ammazzato i loro fratelli Teleri? Che sniccione proprio. Io invece vi tratto bene. Basta che state buoni. Non me venite sotto. Intanto arrivano altri uomini dall'est. I neovenuti, scuri di capelli e olivastri. Bassetti con le braccia forti. Con ste caratteristiche. Con chi mai potranno andare d'accordo? Coi nani. Ma Maedros ci si mette in mezzo. Aspetta che ci serve gente contro Morgoth. Fate amicizia pure con noi. Bor e Ulfang, i capi di sti Esterling, accettano. Coglioni. Ma no, sembrano tanto carucci. Gli Alet intanto, come se la passavano? Stando a sud, la guerra la vivevano relativamente. Ma poi arriva pure da loro e areggono, grazie anche all'aiuto di Tingol, ma soprattutto de Beleg, il capo dei guardiani del Doriath. Ricordatevi de Beleg, perché poi torna ed è tanto bravo. Durante la battaglia a difesa del Bretil, Urin e Huor, i figli di Galdor, quello di prima, il figlio di Ador, stavano con gli Alet in Elfrasmus. Ci si ritrovano in mezzo, quindi, e scendono pure loro in battaglia. Pure Huor, che ha 13 anni, ma non sta a girare bene. Allora Ulmo li salva. Il signore delle aquile, Thorondor, se li acchiappa. Forse starete cominciando a pensare, ma queste aquile allora quando vogliono vengono a salvare la gente? No, no, vergogna a tutti. Do li porta, se c'entra Ulmo, li porterà a Gondolin, la città che dovrebbe essere segreta, la città infrattata. Però Ulmo aveva avvertito Turgon, tirandogli tutti i sogni come al solito, e per un anno Urin e Ur appresero le cosette degli elfi. Poi se ne andarono. Come se ne andarono? Con me, mio padre e mia madre avete fatto un bordello. Sono morti tutti. Ma ce l'hanno portati le quaglie magiche. Bendati. Non sanno dove sta la città. Ma mortacci tua. Uno. Mortaccio. Mi sorella. E so pure tua. Però così Morgoth viene a sapere che quei due sono andati dagli elfi, dalla città segreta che non trova. E sotterfugia. Ma quindi, Turgon, c'è la guerra. Che vo fa? Manda gente! Bravo! Verso Valinor! No, come Valinor? A fa che? A chiede. Scusa. Avedo mit. Hai capito? E infatti va male. Morgoth però, con tutte ste novità, è turbato. Si è mosso pure Turgon, che se trova. Ho annesso il Tortonio e il passo del Sirion, ma ho perso pure io gente. Pempo, me sto bo. E 7 anni così. Ma manco fossimo un Final Fantasy 10, perché quello era una volta ogni 10 anni. Altra bottarella a Litlug. E Galdor l'Alto, padre di Húrin e Huor, muoio con una freccina. Húrin prende il suo posto e contrasta Morgoth, mentre però Fingon sulle piane dello Hitlum sta peccene, quando in soccorso arriva Círdan dal fiordo del Drengist con le navi, mettendo in sicurezza il territorio. Territorio di Húrin. Ci urina. No. Che ha preso dalla stirpe Haladin di Halet e da quella degli Ador, sposato con Morwen della casa di Beor. Quindi ho tutte e tre le casate degli Edain in sta famiglia. Tutto questo succede mentre di quei 12 uomini persi nel Dorthonion fa ritorno solo Beren. Ed eccoci alla storia centralissima del Legendarium di Tolkien. La storia che riviviamo con Aragorn e Arwen. La storia che ha delle analogie con la vita di Tolkien e soprattutto sua moglie Edith, che lui amava moltissimo. Il Simparillo. No, dai. Analogie perché lei danzò per lui su un prato fiorito e le loro famiglie erano contrarie alla loro unione. Pensa te, arrivato via che te dice: voglio sposare l'uomo che ha dato vita al fantasy cazzo moderno, al mito, la leggenda. Posso? No, non è abbastanza per la mia piccina. La storia è talmente tanto importante che sulle loro tombe c'è scritto anche Beren e Lúthien. Ah, davvero? Ah. E infatti sta storia
storia so 40 pagine solo per loro. Che vi ho già accennato nella compagnia del Morello, andate a vedere Marchetta, ma andiamo per gradi. È tornato Beren. Che avete fatto te, tuo padre e l'altri? Erano rimasti in 12 nel Dortonio. E in mezzo ai nemici e alla notte si erano stabiliti nel lago Tarn Aeluin, con Morgoth che non riusciva a trovarli, e gli manda contro pure Sauron. Ora, tra sti 12 ce n'era uno che si chiamava Gorlim. Come? Durlami. Ah, che c'aveva una moglie, Eilinel, che fu rapita. Lui quindi, giustamente, era il più incazzato della comitiva e la cercava disperatamente, tornando qualche volta a casa, che ormai però era territorio oscuro, nemico, ma magari ritorna. Ed eccola lì, Eilinel, trappolone di Sauron, catturato. Torturine, torturine. Dove stanno l'altri? Non ve lo dico. Gorlim regge i supplizi fisici, ma quelli mentali? Non vuoi rivedere tua moglie? Eccala! E questo, più essere soggiogati dallo sguardo di Sauron, perché anche solo la presenza degli esseri soprariori la devi reggere, è importante. Tante volte tu non gli fai, tu abbozzi e spiattella tutto. Bravo, ecco tua moglie! Ma è morta! Solo tu credevi fosse viva, ma quando c'hai ragione, c'hai ragione. T'ho promesso che v'avrei riunito. Qui cade Gorlim. 11 piccoli beoretti rimasero nel laghetto. Uno spiattellò tutto. Quanti ormai ne resteranno? Gli orchi vanno al lago. E 10 piccoli beoretti, 9 piccoli beoretti, 8 piccoli, 7, 6, 5, 4, 3. Ah! Si salva solo Beren, che non era lì in quel momento, ma a sorvegliare il nemico. Beh, Ren, hai fatto un lavorone. Infatti si era bioccato. Ah, ma è colpa tua, quindi. Si sveglia perché un sogno premonitore, con corvi dai becchi gocciolanti sangue, lo sveglia, inquietandolo un po'. Vorrà dire qualche cosa che avrò mangiato male. Più lo spirito di Gorlim, che lo avverte del tradimento. Più che premonitore in tempo reale. Vanna dall'altri! Ci va, ma ormai è troppo tardi. Seppellisce il padre. E poi giura vendetta! Tutti così, tutti così. Parte alla ricerca degli orchi responsabili e li trova! Vede il capo che si bulla dell'impresa appena compiuta, con le mani in mano, le mani del padre! Mano che ha l'anello de Felagund. E allora velocissimamente se butta in mezzo, lo ammassa, se frega la mano e via nella notte! Saremmo intervenuti, ma avemmo staccato. Per altri 4 anni vagò da solo, diventando amico degli uccelli e dei quadrupedi. E piano piano diventò vegano. Non è un meme! Smise di uccidere le robe che non fossero sotto il servizio di Morgoth. Ah, diventò morgottiano, con la sua fama che piano piano si estendeva fino al Doriath. E Morgoth gli emise una taglia sulla testa, pari a quella di Finrod, ma comunque non abbastanza alta, perché gli orchi avevano paura di lui. Allora Morgoth gli manda contro un esercito, con a capo Sauron e lupi mannari. Ma che so i lupi mannari in questo mondo? Bestie feroci, con tremendi spiriti imprigionati nei corpi, dallo stesso Sauron. Tutto questo per un uomo solo. E infatti è un po' too much. È il momento d'anna verso il Doriath. Ma prima, famoso un giretto per i regni nascosti a sud, che nessun mortale ha mai visto. Verso il deserto di Dungor Teb, dove bazzicano i ragni della stirpe di un Goliath e altri mostri nati dalla tenebra prima del sole. Poi finalmente arriva al confine del reame di Thingol, riuscendo a superare tutte le magagne magiche, perché Beren è proprio il prescelto che aveva predetto Melian, ed entra con la sua terribile sorte appresso. E chi te becca per prima? Lúthien! La figlia di Thingol e Melian, la più bella delle figlie di Ilúvatar, Galadriel Tavia. E che gli dice? A Fantastic Erfa! No, niente, non riesce a parlare. Mentre Lúthien che fa? Ah, lo so, canta! No, balla! Come la moglie di Tolkien. E poi, puff! Via come un'anguilla! No, via come un usignolo. Tinuviel è il soprannome che gli dà Beren. E ogni tanto la ricioccava e lei gli risfuggiva, finché lei non si mise a cantare. Ah, ecco, vedi. Scus!
Non te seguo più! Veramente, eh? Lúthien spara un acuto simile a quello di una allodola. Questo era il via per la primavera! E il sole che sorgeva! Ed è qua che Beren riesce a parlare. E la chiama. Tinuvio! E lei si gira. E si innamorano! Ma che bello! Però lei svanì tra le sue braccia quando il sole sorse. Una cenerentola drasticissima. È notte. Riechime! Così Lúthien, da elfa libera, si caricò della catena di mortalità e sventura che portava Beren, condividendone il destino. Ma per un po' scorrazzarono nei boschi e furono felici. Però... non se sta tranquilli mai. C'era pure un altro che amava Lúthien. Sempre così. Tyrion il menestrello. Che sniccia tutto al re. E sti cazzo di re elfici sono tutti buoni e cari, ma quando se incassano vanno dritti. A me già sti umani me stanno sulle fratte. Ma mo questo sta batti i pezzi a mi fia e devo sta tranquillo. Arrestatelo! Papà, vorrei presentarti il mio nuovo fidanzato. Lúthien anticipa il padre e porta Beren a Menegroth. È l'eroe del Dorthonion. Avrei sentito parlare di lui. Non me frega un maglia di chi è questo. E già che parli per lui, mi fa capire che è un sottone. Parla, o essere che ha la vita di una scoreggia. O l'orchetto ti ha mangiato la lingua. Io sono Beren, legittimo erede della più antica casa degli uomini. E sono arrivato qui. Lo sai perché? Perché? Non lo so, speravo lo sapessi tu. Ma non cercavo certo una mugliera. Find your Doriath wife. Però ora che ho visto tua figlia, mi sono reso conto che per me è superiore all'oro, all'argento, al bronzo, alla mirra, alla pagliata. E quindi ma tengo. Aia, me lo scarta vedra sulla barriera. Invece Thingol, calmo, rispose: io ti scartavetro sulla barriera del Doriath. Ma non posso perché ho giurato di sta buono e me devo tenere sta spia de Morgoth. Oh, minacciarmi di morte va bene, ma non me date la spia infame. Perché guarda l'anello che Finrod ha regalato a mio padre Barahir. Noi siamo ok. Melian, per abbassare i toni, ci mette una buona parola. Cavo, tanto questo fra mezz'ora elfica muore di vecchiaia. Ma falli sta insieme. È una fase, è una fase. Va bene, tu parlerà bravo. E tu sei un eroe del Dorthonion, non sei. Ma non è abbastanza per mia figlia. Oh, ma io l'amo, la voglio. Eppure io voglio tante cose, ma non per questo ce l'ho. È la vita, da che arda e arda. Per esempio, o sai cosa vorrei? Un Silmaril, uno di quelli sulla coroncina de Morgoth. Vai, vai a prendermene uno e io te do mia figlia. E me devi pure ringraziare, Cheat. E su, te ne ho chiesto solo uno, mica tutti e tre. Perché c'è solo una figlia. Se ti portassi tutte e tre, me daresti tre figlie? Non lo so, ma è del tempo di falle? Se vale tipo investimento futuro. Ma a parte ste guisquiglie, la cosa più importante, potreste aver notato, è che Thingol non si è regolato. Cosa ha fatto Thingol? Ha avuto delle pretese sui Silmaril. Ti sei scordato l'inizio della storia? La maledizione dei Noldor? Di Mandos? Di tutte le cose brutte? Che mossa batteranno su di lui? Primi fra tutti i figli de Feanor, che hanno delle emozioni irrisolte nei confronti dei Silmaril. No, no, noi abbiamo risorto tutto. Risorvemo che vi sfonnamo. Non ce la farà mai. Ci hai solo messo nei casini. Che vile prezzo. Sassi per delle figlie. Sei proprio un radical fascic. Ebbene, lo farò. Partì per questa cerca. E da quel giorno Lúthien si azzittì. Beren supera tutti i luoghi di cui abbiamo parlato più volte, quindi basta. Fino ad arrivare al Nargothrond, coi boschi pieni d'erfi, che se entri in piedi esci nelle aule di Mandos. Ma Beren teneva sempre alto l'anello passaporto elfico e lo scortano da Finrod. Ah bello, com'è nato nel Dorthonion? Dove stanno tuo padre e l'altri? Sono tutti morti. E io mi sono innamorato di Lúthien. E mo vado a prendere un Silmaril. Enwe Singollo te vuole morto. E Pelf
avore. Di sta cosa di Silmaril, la Celegor e Corufin che stanno qua. Ma che ho sentito che stai cercando qualcosa che non ti appartiene manco per un cazzo? Fatemelo infilzare. No, fratello. Andiamo, contegno. Non ti abbassare al loro livello dove neanche i nani osano. Signor Beren, io le esorto a non portare avanti questa cerca. Altrimenti saremo costretti a infilzare lei, Lúthien, Tingol, Finrod, demoni, orchi, Valar, Gesù Cristo, la Madonna. Ho capito. Ma chi sono gli ultimi? Perché i Silmaril appartengono alla stirpe di Feanor. Cazzo, ti uccido. Fermate pure lui. L'ombra oscura il cuore dei Noldor, un'altra volta, che cominciano a schifare Finrod. Sembra un Valar, ma non lo è. Ah sì? Va bene. Andatevene a fanculo tutti. Finrod si toglie la corona, annulla i giuramenti di servirlo e va con Beren, perché ho fatto una promessa al padre quando mi salvò e gli donai l'anello. I giuramenti sono importanti qua, non c'è solo il vostro. E Edrahil, nerfo fedele a lui, prende la corona e gli dice: aspetta, pensiamoci un attimo. La tenemo qua, la regge Orodret, il fune di fuga. Tu fratello, e vorrei vedere te con Sauron. Sta zitto, Orodret. Magari torni e t'ari pigli. Così Beren recluta il primo ufficiale della sua ciurma, insieme a altri 10 compagni. 12, pure loro, perché 13 porta sfiga. Si è visto nel Dortonion. E Finrod Felagund, con le sue doti illusorie 100, tramuta le loro sembianze in orchi. E arrivano fino a Taur Un-Fuin, il nuovo nome del Dortonion conquistato. Ma Sauron li vede! Strani sti orchi, perché vi lottano così? E non dicono un cazzo a nessuno, do son nati, do son stati, che hanno razziato. Pigliateli! Pigliateli! Scaramuccia Sauron contro Finrod. Una battaglia di canti, di magia! La nostra non è magia! Bussa via da questa terra! Giammai bruto, sei cattivo! La contesa fu dura, ma il destino dannato, già che è successo che Finrod ha abbozzato. Si aspetta il decesso. Sauron li cattura tutti e 12 e per passar tempo li fa sbranare dai lupi uno per uno davanti agli altri. E Martin qua va giù, eh? Che andate cercando? Ma questi sbranati non parlarono. Nessuno tradì. Lasciamoli a farsi sgranocchiare. E torniamo da Lúthien, che capisce... Io sono una gatta, le sento le cose, le capto. Che l'amato sta inguaiato e chiede aiuto. A chi? A Daeron. Ma no! Che sniccia tutto al re. Daeron, Tingol non vuole dai sposa la figlia a un umano. È ok, ma è pur sempre un umano principe di una delle case degli Edain. Te pare che fa sposa a Sufia un menestrello? Ci provo. E Tingol ingabbia via in un faggio alto 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 alto. Fagiano! Faggio chiamato Hirilorn. Ma che bella casetta sull'albero, figlia! È il sogno di ogni bambina! Ingrata! E Lúthien per fuggì fa la rapunzelata. Se fa crescere i capelli. E con una parte ci se fa un mantello dell'invisibilità. Più che altro dell'oscurità. E con altro un pezzo de corda soporifera! Perché le avvicina le guardie e quelle bovettera. Magari perché non c'era una doccia, l'impianto idrico nell'albero. Ma la sfiga volle, perché non c'è una cosa che va come deve, che Celegorm e Curufin stavano a caccia da quei parti coi loro cani versus i lupi mandati da Sauron. E il capo dei cani da guardia è Juan! No, non è quello rapito da Italia 1. Eccolo, my dog, my dog. Lui non era della terra de mezzo. Psh, ma che da dove? È una bestia del reame beato, regalato da Orome in persona, in Valar, a Celegorm. Non te lo meriti proprio. Sempre fedele, anche dopo la condanna dei Noldor. Quindi, purtroppo, anche lui, maledetto, sarebbe morto prematuramente. Ma prima doveva fa botte col più grande lupo mai esistito. E stavolta senza tranne. Juan non dorme mai. Nessun incantesimo o mantello lo frega mai. Da lui non scappi mai. Io vi cercherò, vi troverò. E infatti trova Lúthien, portandola dai due figli di Feanor. Quanta fretta! Ma dove corri? Dove vai?
Io so Celegorm, lui Curufin, fratelli in società. Isilbaril non devi cercare. Lei se leva il mantello e voilà! Celegorm innamorà! Dai, che ce fai qua? Sicuramente non sto cercando cose che non mi appartengono, ma devo andare a salvare il mio amato umano, partito per un'impossibile cerca di una cosa che gli apparteneva assolutamente. Ma mica sarà quello che cerca il Silmarin. Cosa? Cosa? Ti aiutiamo noi. E lei si fida, inconsapevole del fatto che lei sa che loro sanno, ma non sa che loro sanno che lei sa che non sanno che stanno a cercare. Vieni, vieni, da una prigione a un'altra, stavolta nel Nargothrond. No, devo salvare il mio boyfriend e Finrod. Ma ormai sono spacciati. Ma lascialo perdere quell'umano. This is a elf world. Colpa loro che vanno a pià cose che non gli appartengono. Mandate un messaggio a Tingle. Per cosa? Come per cosa? Per le nozze. Oh Rodret, fai qualcosa. Questi fanno come gli pare. Sei te il reggente. A reggi. E poi te lamenti se ti dicono che dai tempi di Minas Tirith che sei inutile. C'ha manco provato con Sauron. E manco qua. E chi è l'unico che rimane vicino a Lúthien? Wan. Wan Chico. Che aveva capito che l'Oscuriscam era piombata nei cuori del Nargothrond. E Lúthien gli parlava di Beren, che era amichetto di tutti gli animali. Davvero? Ma che ha parlato? No, no. Ai cani gli manca la parola. No, nemmeno. Uan, infatti, capiva tutte le lingue del mondo. Cane glotta, ma non poteva parlare. Tranne... tre volte prima di morire. Ma quante cazzo di regole? Ma perché, Valar? Avete scassato la Minas Tirith. E la prima volta che parlò nella sua vita fu qua, per consigliare Lúthien su come fuggire. E la fa evade, umiliandosi. Cheat. Perché se fa cavalcar da lei. Come un pony qualsiasi. Quindi non Bill, perché Bill non è qualsiasi. Bill è bello e bravo. E piottarono via, perché Wan non si stancava mai. Intanto, tutti i compagni di Beren e Finrod erano morti sbranati. Mo è il turno di... Ambarabacici Morgoth. Finrod? È la storia di Beren. Ultimo sopravvissuto un'altra volta? Ma non è che sei te. No, tocca a Beren. Perché te pare che sbranamo un Rennoldor così? Ma quando il Mannaro stava per azzannarlo, sgnacchete, Finrod si frappone! Mannaro marrano! E con le mani e con i denti lo ammazza! Rimanendo però anche lui ferito a morte. No, pure Finrod! Il più nobile e amato re della casa di Finwë mantiene il suo giuramento e muore nella torre che lui stesso aveva costruito. E proprio quando spira arrivano Lúthien e Wan. E poteva arrivare 10 minuti prima, e che cazzo! Te lascio qua, Beren. Ora, Sauron c'aveva 3 lupi mannari e tutte e 3 li manda contro Wan. Ma Wan te li azzanna la gola tutti e 3. Poi gliene manda 9. Ma Wan gli rimbarzeno. Allora gli manda Drauglui, il sire dei lupi mannari di Angband. E qui combattono un pochetto. Ci sta. Che sia lui il più grande dei lupi? Quello della profezia di Wan? No, scappa con la coda mannara tra le gambe. E poi muore. Allora Sauron si rende conto che deve essere lui a compiere la profezia di Wan. È lui che deve trasformarsi in lupo ed evocare il Patronus. No, e sconfiggere. Quindi ecco avanzare il lupo più grosso, anabolico mai visto. Quindi è lui! No! Wan di Valinor lo inchioda al pavimento per la gola a Sauron, che si trasforma in serpente. Torno me stesso! Un bambino con la faccia di cucciolo di foca! Prince, stop! Gangsta Lúthien gli si avvicina. C'è due scelte. O abbandonare il tuo corpo. Sì, hai capito bene. Morire. Sei fatto. E fatte schifà da Morgoth. O tenetelo. Ma abbandonare queste terre. E Sauron abbandona le terre. Ritorneremo! Ma Wan come sta? Ferito a morte! Sto regrema. Questo cane ha fatto il culo a Sauron. Dopo che ha fatto il culo a tutti gli scagnozzi, quindi in teoria era forse pure un po' stanco, ma di che?
E quell'altro rincoglioni di tre film ci mettono. Sauron senza anello, perché è più forte con l'anello Sauron. Ma comunque, Lúthien ritrova Beren e il corpo di Finrod. Se piagne e lo seppelliscono nella terra che era sua e che era tornata monda. E poi tornano a casa, Beren e Lúthien. Uan invece torna da Celegorm, dal padrone, ma rimarrà sempre un alone di cringe tra loro. Che hai fatto? Quello che dovevate fare voi fratelli! Una donna è andata a fare il lavoro vostro! Shit! E questo sessismo dagli elfi non mi aspettavo. Traditori! Ammazziamoli! Calmi! È arrivato pure Orodreth, il democristiano! Piena decisione in vita tua! O sgozzamo pure te! I nobili elfi proprio! Esiliamoli! E così Celegorm e Curufin se ne irono! Infami! Calma, fratello! Ciao, pagherete. E tutti li schifavano. Pure Celebrimbor. Sto nome lo conoscete. Figlio di Curufin, che rimase nel Nargothrond. Ma Juan, sempre fedele, seguì il padrone. Beren e Lúthien intanto sono quasi arrivati al Doriath. Porco Ilúvatar! Hai bestemmiato, Beren. Te fa sentire. Che c'è? Mi sono scordato il Silmaril. No, non è che te lo sei scordato. Te sei fatto catturare. E come andrà? Continuiamo con la quinta puntata. Come vedete, cerco di farne uscire una ogni tre settimane circa. Circa, ho detto circa. Però è un attimo che va tutto a gnappe Tobit. Perché sto facendo anche dei lavoretti esterni per pagare tasse. Mi sento sporco. Ma mantengo il canale pulito dalle marchette. Quindi state buoni, che piano piano finimo tutto. Pure la storia di Beren e Lúthien. E Juan!